Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Brucia la Sicilia da Palermo a Messina, nella città dello stretto ha dato in fumo ettari di macchia boschiva, pini e sequoie secolari. Le fiamme hanno causato l'esplosione di due ordigni, residui bellici della Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di migranti a Lampedusa, accoglienza difficile, disposti i trasferimenti in altre località. Il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, i muri non servono, ma questo non significa che può entrare chiunque. Reddito di cittadinanza, nuova protesta a Palermo, la rabbia di chi non riesce più ad andare avanti. Mangio cibo in scatola e non so più come pagare le bollette. Montagne di spazzatura nelle strade dei quartieri di Librino, Canalicchio e Picanello. Nessuno controlla né prende provvedimenti. Parte oggi l'inchiesta di Sicilia 24 su Catania Sporca. Sistemiamo noi, tuo nipote. Promettono di dare un lavoro al giovane e spillano 36.000 euro a un'anziana. La truffa scoperta alla Guardia di Finanza di Palermo, denunciata una donna. Notti d'estate in musica in Sicilia con tanti concerti. Neck Renga da Agrigento, Raff in piazza Melilli. Calcio, Palermo tra campo e mercato, Corini, non esistono partite perfette, troppe critiche, mi sono rotto. Domani per il Rosanero impegno in trasferta a Reggio Emilia. Tra i convocati anche l'ultimo arrivato, Henderson. Bentrovati a Sicilia 24, ancora incendi in Sicilia. Messina si è risvegliata questa mattina con un forte odore di bruciato a causa degli incendi che hanno avvolto i Colli Sarrizzo. Tre i Canadair impegnati per lo spegnimento. Chiusa anche la strada per il crollo di alcuni alberi. Sentiamo Francesco Triolo. L'odore acre di bruciato, il volo dei Canadair, così si è svegliata questa mattina Messina, avvolta dagli incendi che si sono sviluppati dalla serata di ieri sui Colli Sarrizzo. In fumo oltre 200 ettari di macchia boschiva, pini e sequoie, anche secolari, un patrimonio ambientale di grandissimo valore. Le fiamme sono partite nella contrada Catarratti, nei pressi della foresta di Camaro, la sesta zona colpita a luglio, e complice il vento di maestrale si sono diffuse lungo la strada provinciale che porta a Dinnamare. Ieri pomeriggio sono stati evacuati tutti i citanti della domenica che stavano facendo una scampagnata a Borgo Musolino, strada chiusa per la caduta di alcuni alberi in fiamme proprio sulla carreggiata, con l'intervento degli uomini della polizia municipale, di quelli della polizia metropolitana, della forestale, via terra e con lanci all'alto, squadre e la protezione civile, numerosi gli altri alberi pericolanti e le squadre sono impegnate a tagliarli. Le fiamme hanno causato anche due esplosioni, due ordigni residui bellici della Seconda Guerra Mondiale. Dopo gli interventi di ieri sera e della nottata, da questa mattina sono stati inizialmente due Canadair impegnati dalle prime ore, quali se ne è aggiunto un terzo proveniente da Reggio Calabria. Ma anche la provincia è stata interessata da diversi incendi. Il più grave è quello che si è sviluppato a Raccuia, dove erano stati evacuati 5 nuclei familiari già spenti ed effettuata la bonifica degli incendi che si sono verificati a Floresta, Ucria, Sinagra, Montagna Reale, Gioiosa Marea e Francavilla. Incendi anche a Palermo, nei pressi del parcheggio del Forum. Il fumo ha invaso l'intera zona, arrivando fino a Corso dei Mille. Il parroco della chiesa Maria Santissima delle Grazie a Roccella ha suonato le campane per allertare il quartiere. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di tensione. Nel Trapanese, invece, alcuni degli incendi scoppiati ieri continuano ad ardere anche oggi, come quello su Monte Polizzo a Salemi, in contrada Inguaiato a Montagna Grande. Sono presenti forestali e mezzi a terra, presidio di un agriturismo. Sotto controllo il fuoco a Frasino di Custonaci, a Sarmuci, Grotticelli, a Scopello, dove si sta procedendo alla bonifica. E per la seconda volta, a 10 giorni di distanza, un nuovo incendio si è propagato nel seminterrato del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in via Ugo La Malfa a Palermo. Anche questa volta ad andare a fuoco sono state le batterie a lizio contenute all'interno di un locale. I vigili del fuoco sono intervenuti con ausilio di autorespiratori. Le batterie che si sono liquefatte servono per alimentare sonde sottomarine per l'osservazione dei terremoti. Non si segnala fortunatamente nessun ferito. A Lampedusa l'hotspot continua ad essere affollato. Sono oltre 3.000 i migranti presenti a fronte di una capienza di appena 600 persone. Attesi per oggi i trasferimenti e non solo via mare. La Croce Rossa dice ogni operazione umanitaria ha bisogno di una macchina che funzioni. L'emergenza arriverà in Consiglio dei Ministri domani. Davide Sarto.
Lampedusa è KO, i migranti a terra sono migliaia, l'hotspot di Contrada Imbriacola è pieno zeppo di ospiti. Sono oltre 3.000, fra cui circa 200 minori non accompagnati, a fronte di una capienza di 600 persone. Nessuno sbarco nella notte, il maltempo atteso per le prossime ore ha con ogni probabilità bloccato in anticipo le partenze dalla Libia e dalla Tunisia. La prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare i trasferimenti che dovranno essere effettuati durante la giornata. Sono previsti anche 2 voli aerei con un totale di circa 140 migranti. Ieri sera sono stati trasferiti verso Porto Empedocle con la nave Cossira 239 migranti. Nell'area sbarchi e pre-identificazione del Porto Empedoclino ci sono più di 800 migranti che attendono di essere trasferiti in altri centri d'accoglienza della penisola. Le partenze in pullman da Porto Empedocle avverranno dopo che i migranti saranno pre-identificati e fotosegnalati. L'ufficio territoriale del governo è al lavoro per trovare gli autobus necessari a spostare anche nel nord Italia tutti i presenti. Anche i migranti ospiti dell'ex hub di via Forcile a Catania attendono di essere trasferiti. La prefettura è al lavoro per trovare posti disponibili in altri centri d'accoglienza. Sono in totale 373, tutti maschi, di cui un centinaio di minori non accompagnati arrivati con la nave Dattilo. Sono stati già fotosegnalati e le loro condizioni di salute sono buone. Sul tema dei migranti è intervenuto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana a Catania per il giubileo del Santuario della Madonna della Sciara di Montpileri. Il nostro paese, ha detto, deve essere porta, ma questo non significa che può entrare chiunque. I muri comunque non sono utili. Gli fa eco la Croce Rossa. Ogni operazione umanitaria ha bisogno di una macchina che funzioni. Ma sentiamo il cardinale Zuppi. Il presidente Mattarella, con grande capacità, con grande visione, ha indicato un futuro del nostro paese, che è quello di essere una porta aperta. La porta aperta non significa che entra chiunque, ma significa una porta e non un muro. E i muri creano altre porte e i muri creano tanta clandestinità e tanta sofferenza. Le porte aperte, con la disciplina, con le regole di qualunque accesso, di qualunque casa, al contrario raccolgono la speranza di tanti e quindi accolgono tanta speranza e quindi diventano un luogo di futuro. Dobbiamo uscire dall'emergenza, dobbiamo affrontare le emergenze come quando arrivano 2.500 persone in un giorno, ma se c'è una struttura che non è nell'emergenza è molto più facile affrontare anche le prevedibili ondate straordinarie. Non sappiamo come dobbiamo fare per andare avanti. Nuovo grido d'allarme da parte degli ex percettori di reddito di cittadinanza che questa mattina hanno manifestato a Palermo al grido di lavoro, rispetto, dignità. Marco Gullà. Anche a molti di loro è arrivato l'ultimo SMS che praticamente annuncia la fine dell'erogazione del reddito di cittadinanza. Una nuova manifestazione di protesta questa mattina a Palermo degli ormai ex percettori che chiedono un lavoro che possa permettergli di andare avanti. Chiedere un lavoro per tutti i siciliani che ne hanno diritto, considerate che sono 100.000 siciliani che hanno perso il diritto del reddito di cittadinanza già a partire dalla mensilità di agosto, e sicuramente con 350 euro al mese queste persone non possono campare, non possono avere una vita dignitosa. E poi tra i manifestanti c'è chi non può pagare la bolletta della luce. Lo sto vedendo che bolletta mi è arrivata. Io da agosto in poi non prenderò neanche più una lira. Questa bolletta io direi al governo, come la dovrò pagare? Con quali soldi? Soldi io non ne ho. Io chiedo un lavoro come chiediamo un lavoro noi e tutti i percettori. Noi vogliamo un aiuto del governo. Hanno mandato a noi alcune comunicazioni, gente disperata che è venuta da noi a dire io non so cosa fare, e hanno voluto, tentavano anche il suicidio. Io invito tutti anche a vedere negli ultimi articoli di giornale persone disperate che veramente adesso vivono pure sotto i ponti perché hanno ricevuto gli sfratti, e gente che adesso nemmeno può pagarsi la casa. Il corteo ha sfilato lungo le vie della città fino all'assessorato al lavoro, una marcia triste, gonfia di rabbia e preoccupazione. Con l'ultimo reddito che ho preso di luglio
Ho cercato, sapendo che adesso ad agosto non avrei avuto più niente, neanche si sa un qualcosa per i mesi successivi, ho preferito comprare al discount delle scatolette, queste che costano 50 centesimi di ceci, di fagioli, di lenticchie, di minestrone, che sinceramente sono anche un po' immangiabili, però visto che qualcuno dice che noi mangiamo anche bene, noi poveri, ma vorrei vedere, perché non posso più andare dal mio fruttivendolo a comprare la verdura e la frutta e quindi logicamente devo mangiare così. Catania sporca, chi sono i responsabili? Cercheremo di capirlo attraverso una nostra inchiesta. Nella nostra prima puntata emerge l'inciviltà della gente che approfitta dei controlli poco efficaci della Polizia Municipale alle prese con la carenza di organico. Tonino De Mano. Abbiamo preso a campione tre zone di Catania, diverse tra loro e distanti tra loro, Librino, Canaricchio e Picanello. Unico comune denominatore la spazzatura. Parte oggi la nostra inchiesta che abbiamo battezzato Catania Sporca per cercare di capire insieme a voi chi è o chi sono gli sporcaccioni di turno, soprattutto perché la città non riesce a superare l'emergenza rifiuti. Lo ha recentemente ammesso il sindaco Enrico Trantino, che ha più volte puntato il dito contro l'inciviltà della gente. In centro o in periferia non cambia molto la situazione. Sacchetti di immondizia invadono le strade, non tutti rispettano giorni ed orari del calendario della differenziata, tanti ancora continuano ostinatamente a lasciare la spazzatura sui marciapiedi. Sullo sfondo, l'organico esiguo della Polizia Municipale che non può garantire controlli efficaci. Discariche a cielo aperto sotto gli occhi di tutti, che vengono bonificate e che dopo pochi minuti tornano ad essere invase di spazzatura, divani, elettrodomestici e rifiuti di ogni genere. È il caso di via Cagnoni a Picanello, cui si riferiscono le nostre immagini. Uomini e mezzi della GEMA hanno rimosso tonnellate di spazzatura. Altri uomini l'hanno già sporcata. Siamo a Picanello e questo è uno dei tanti marciapiedi invasi da elettrodomestici e si è impossibilitati anche a camminare perché qui c'è un grosso congelatore, subito dopo c'è un frigorifero abbandonato, ma il paradosso qual è? Che dietro questa inferriata si trova proprio l'isola ecologica dove poter conferire gli elettrodomestici. Giriamo l'angolo e raggiungiamo l'ingresso dell'isola ecologica. Qui raccogliamo la testimonianza di due dipendenti. Guardate questo marciapiede, un signore davanti a noi ha buttato questo materasso nella strada. Catania sporca, perché? Sì. E perché purtroppo ci sono persone incivili. Noi abbiamo un GCR dove le persone possono differenziare ogni giorno e preferiscono buttarle fuori che dentro. La Polizia Municipale da queste parti si vede? Mai vista. Inciviltà e scarsi controlli, il presidente della seconda municipalità, Claudio Carnazza, non le manda a dire. I controlli mancano perché sappiamo che a Catania il corpo dei vigili urbani è in emergenza. Sul territorio comunale sono state installate decine e decine di telecamere, ma occorre anche guardare le immagini. Principalmente occorre guardare le immagini e questa sarà una domanda che farò all'assessore di competenza per vedere se è stata attrezzata la sala operativa con queste unità che devono materialmente guardare queste immagini per poi andare a verbalizzare chi trasgredisce. A Marineo nel Palermitano si fingono ideatori di un progetto imprenditoriale e promettono a un'anziana signora di inserire il nipote nell'impresa, ma è una truffa che scuce alla pensionata ben 36.000 euro in un anno. A capo della banda una donna che è stata denunciata dalla Guardia di Finanza. Orazio Longo. Promettevano di trovare un lavoro al nipote, lo sistemiamo noi, dicevano, ma a sistemarsi erano solo loro i truffatori. Una donna di Marineo, in provincia di Palermo, e tre suoi familiari avrebbero spillato ben 36.000 euro a un'anziana signora col miraggio di vedere il nipote inserito in un progetto imprenditoriale che in realtà non esisteva. A scoprire la truffa la Guardia di Finanza della compagnia di Bagheria. L'indagata, tra il mese di settembre 2021 e il mese di luglio 2022, si sarebbe presentata in più occasioni presso la casa della pensionata a ritirare il denaro, sempre nelle ore in cui questa era sola, così da non far destare sospetti ai familiari. E avrebbe anche rilasciato dei buoni di consegna delle somme ricevute. In una circostanza l'anziana, che vive solo di pensione di vecchiaia, avrebbe addirittura svincolato una polizza vita pur di consegnare quanto richiesto. I passaggi di denaro sono stati ricostruiti dalla Fiamme Gialle sulla base della documentazione detenuta dall'anziana e di quanto emerso dagli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti della sospettata. La donna è stata segnalata per il reato di autoriciclaggio e tra i suoi familiari per quello di riciclaggio. Breve pausa, tra poco.
seconda parte di Sicilia 24. Con il rito della benedizione del cotone si sono aperte le celebrazioni del 70° anniversario della lacrimazione della Madonna a Siracusa, un evento prodigioso che si registrò dal 29 agosto al 1 settembre del 1953. L'effettivo contatto del cotone con il nostro corpo, ha detto l'arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto, esprime l'intenzione di affidarci all'intercessione della Madonna delle Lacrime. Oggi, dalle 21, la lunga notte del santuario e da domani ogni sera alle 19 le principali celebrazioni con i festeggiamenti che culmineranno venerdì con la presenza del cardinale Zivitz, arcivescovo emerito di Cracovia, e dei vescovi di Sicilia. L'estate musicale siciliana continua ad essere ricca di presenze artistiche importanti. Quelle dell'ultimo fine settimana sono state un tributo agli anni 80 e 90 con la coppia Neck e Renga sul palco dei Templi di Agrigento e il sound di Raff in piazza del Siracusano. Eva Spampinato. Sullo sfondo un tempio illuminato, davanti al palco una platea pienissima, on stage, sotto le mura dell'antica Akragas, Agrigento, due amici che festeggiano insieme le loro lunghe carriere, 30 anni di successi per Neck, ben 40 per Francesco Renga. Dopo il Teatro Antico di Taormina, i due artisti infiammano il Teatro della Valle dei Templi, reduci dal successo dell'inedito L'Infinito più o meno, dove entrambi parlano di paternità, e in vista del loro album insieme in uscita a settembre, Renga Neck. Due miti degli anni 90 che portano sul palco energie e tormentoni, come quelli proposti da un altro mito degli anni 80 e 90, la cui voce continua ad essere limpida come quella che cantava Ti pretendo. Il tour estivo di Raff, leggenda del pop italiano di ispirazione internazionale, passa anche dalla Sicilia. Qui siamo a Città Giardino, Melilli, in provincia di Siracusa. Il boom arrivò con Self Control, riempipista in discoteca, a cui tutt'oggi è ancora impossibile resistere. L'estate del 2023 è stata quella del nuovo singolo 80 Voglia di Te, un brano dal sound anni 80 riadattato al pop moderno che diffonde benessere con il suo ritmo incalzante e sensuale, dalle sfumature dance elettropop, cibernetiche diventate evergreen. Breve pausa e poi il calcio Palermo con il duro sfogo dell'allenatore Corini. A tra poco. Ed eccoci al calcio, mercato e campo per il Palermo che domani giocherà a Reggio Emilia contro la Reggiana in campionato. Duro sfogo di Corini contro le troppe critiche ricevute. Non esistono, ha detto, partite perfette. Mi sono rotto. Tra i convocati per la partita di domani anche l'ultimo arrivato, Henderson. Marco Gulla. C'è anche Henderson, l'ultimo arrivato in casa Palermo, convocato da Eugenio Corini per la trasferta di domani a Reggio Emilia contro la Reggiana. La terza giornata di B, anche se per il Palermo si tratta della seconda gara in campionato, visto che nel weekend non è sceso in campo. Tra i convocati non c'è Buttaro, infortunato. Sarà un Palermo già diverso rispetto a quello che ha giocato alla prima a Bari e ha pareggiato. In campo Corini darà spazio a Lund sulla sinistra e a centrocampo, se non da titolare, dovrebbe giocare a gara in corso anche Henderson, centrocampista che arriva dall'Empoli. In avanti non ci sono dubbi, ci sarà il tridente formato da Di Mariano, Brunori e Insigne. Corini oggi in sala stampa però sbotta e dice: basta giudizi, dovete aiutarci a crescere. Poi qua si giudica tutto e sempre e comunque c'è sempre qualcosa di negativo. Mi sono rotto anche le scatole sinceramente, perché avete veramente rotto. Ogni cosa va giudicata sempre in maniera estrema, si vogliono sempre creare condizioni particolari. Siamo alla prima di campionato, c'è un campionato, godetevi il percorso. Ma il Palermo non si ferma sul mercato, si attende solo la parola finale del Lecce per Federico Di Francesco e la risposta dovrebbe arrivare il prima possibile, anche in giornata. Esiste infatti l'accordo totale per l'arrivo del calciatore, ma si attende il via libera
libera di Corvino, che prima vorrebbe avere un sicuro sostituto. Con le valigie in mano, Damiani, che si accaserà alla Juventus Next Gen in Serie C. È tutto per questa edizione Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.